Prendo spunto da un articolo dalla stampa Opinioni, l'editoria dopo Amazon, per fare poi alcune considerazioni, ma prima volevo leggere anche quanto si dice nell'articolo. L'editoria deve cominciare a vivere questa transizione pensando alle opportunità e non cercando di difendere una trincea che la storia, quella con la S maiuscola, sta rendendo indifendibile. E la storia parte da lontano. Amazon, che spesso gli editori americani nemmeno nominano, ha cominciato a cambiare l'editoria da ben più di un decennio. La semplice scommessa iniziale di Jeff Bezos, quella di vendere online libri di carta, ha innescato una serie di cambiamenti a catena che sono stati sempre rilanciati da continua innovazione e da scelte coraggiose. Qualche anno fa, la sfida impossibile degli e-book ha dato un ulteriore scossone. Di libri digitali si parlava da quando abbiamo cominciato a scrivere e paginare con i computer, ma l'editoria tradizionale si è distratta e si è cullata nell'idea che leggere a schermo era impossibile. Troppa sicurezza. Manager ed editori continuavano a ripetere che no, il libro non sarà mai digitalizzato. Finché Bezos con il Kindle non ha deciso di produrre un dispositivo in grado di garantire un'esperienza di lettura pari o superiore a quella della carta. E nel giro di pochi anni ha sdoganato il self-publishing, quello digitale, in base alla logica per cui la libreria digitale ha uno scaffale infinito e quindi più titoli ci sono in vendita, più se ne possono vendere, anche se a comprarli sono solo la mamma e il cugino dell'autore. Basta solo moltiplicare le copie vendute per centinaia di migliaia di libri e la logica appare chiara. Quindi, insomma, pubblichiamo tutto, no? Pubblichiamo tutto, tanto in questo mare qualcosa viene venduto. Siccome noi che pubblichiamo, cioè non l'autore dell'opera che viene pubblicata, ma Amazon in questo caso comunque ha una percentuale sulle opere che vengono pubblicate, anche di un autore si vendono 100 libri o se ne vendono 50, però moltiplichiamo per le centinaia di migliaia di persone che pubblicano, comunque a noi ce ne viene una percentuale, ce ne viene un guadagno, più ne mettiamo, più guadagniamo. Scontri di potere, sebbene i numeri del self-publishing sono difficili da monitorare, pare siano o erano, ai tempi in cui è stato scritto questo articolo, di cui non trovo però esattamente la data, pesano oltre il 30% del mercato degli ebook. La crescita del fenomeno sta cambiando concetti cardine dell'editoria. L'idea di autore, tradizionalmente quello pubblicato da una casa editrice seria, l'idea di pubblicazione, il valore del libro, l'idea stessa del libro. Insomma, sta cambiando un po' tutta l'immagine del libro. L'autore, che non è più lo scrittore, quello affermato, quello che in qualche modo viene scelto, viene riconosciuto da una casa editrice seria. Cosa significa pubblicare? Basta soltanto scrivere qualcosa e metterla su Amazon, tanto prende tutto. Il valore del libro, il cui prezzo è determinato in un altro modo, e l'idea stessa del libro. Insomma, nel momento in cui è uno scritto che viene messo lì, a cui poi viene data una copertina e viene scritto, ma anche questo secondo tutto un meccanismo di produzione industriale, insomma, è l'idea stessa del libro che è cambiata, che è un'altra che è un'altra cosa rispetto a prima. Quindi si intravede una mutazione, no? Una mutazione. Da questo momento in poi nulla sarà esattamente come prima. E negli anni, pochissimi nel tempo della storia, ma troppi per la reazione mancata degli editori, la posizione di potere di Amazon si è consolidata sempre più. Amazon diventa sempre più forte, sempre più leader nel campo dell'editoria, si mangia tutti gli altri. Da un lato è stata la spinta delle politiche commerciali aggressive, vendere sempre al prezzo più basso, e della centralità del cliente, deve avere sempre il miglior servizio al prezzo più conveniente. Dall'altro, non sappiamo a spese di chi, dall'altro l'innovazione continua con cui Amazon sta revisionando l'idea di editoria. Quindi sta lavorando sempre di più a cambiare, a innovare i modelli tradizionali
produzione e commercializzazione della merce libero. E quindi esercita una pressione costante, sempre più forte, insostenibile per chi pretende di continuare ad avere i modelli di business tradizionale. E gli scontri di potere, quindi con il vecchio business dei libri, sono continui. L'articolo fa riferimento allo scontro che c'è stato con Hachette. E quindi comincia a parlare del libro senza oggetto e il futuro della letteratura. Il libro viene smaterializzato, no? Diventa qualcosa anche questo di virtuale. Come è stato smaterializzato in un certo senso il denaro? Come è stata smaterializzata l'informazione una volta tolta dal cartaceo, dal giornale di carta, no? Tolta almeno in parte, insomma, in buona parte. Globalizzazione, le cose più importanti, adesso anche i libri, non hanno più bisogno di viaggiare attraverso un supporto materiale. E il fatto che siano smaterializzate, che possono viaggiare attraverso la rete, vuol dire che sono ovunque e in tempo reale. E quindi vengono tagliati i tempi di attesa, i tempi che riguardano la produzione, i tempi che riguardano l'acquisto, il dover andare in libreria, insomma, tutto quanto può avvenire in tempo reale. Io decido di comprare una cosa e ce l'ho immediatamente dopo. Pago attraverso un denaro virtuale e la ricevo virtuale per modo di dire, perché poi, insomma, attraverso una carta di credito, non do i quattrini direttamente. E la ricevo direttamente in tempo reale. Allora, ci sono diverse valutazioni possibili. La prima è il consolidamento di una tendenza che osserviamo in altri settori dell'industria culturale. E questa è la cosa, secondo me, importante, sulla quale vale la pena riflettere. Non abbiamo più bisogno di possedere l'oggetto, il DVD, il CD musicale. Vi ricordate la vecchia videocassetta? Vi ricordate la vecchia cassetta audio attraverso la quale ci si registrava? Magari si registrava la trasmissione radio con il tempo che ci voleva registrarla tutta, no? Cioè, bisognava stare là 90 minuti per registrare una cassetta di 90 minuti, collegando la radio, con il registratore e così via, no? E poi questi supporti che in qualche modo si logoravano col tempo, che stavano là, magari dopo tutta la fatica fatta per registrare, non so, io mi ricordo che avevo fatto un sacco di cassette audio ai miei tempi, poi sono rimaste là perché poi sono state soppiantate da altri supporti, poi il CD, insomma, da altri supporti, e tutta la fatica che ho fatto produrre, di avere quelle, per avere quelle cassette, quella musica registrata in cassetta, poi non mi è servita più. Il superamento, adesso anche il CD musicale, insomma, in qualche modo è superato, no? Quanti CD poi, una volta che sei fatto tutta una discoteca, riesci ad ascoltare di volta in volta? È inutile avere una discoteca, che so io, di 10.000 CD, quando poi ne ascolti 4, 5, 10, ne hai bisogno in quel momento, e in quel momento magari non li trovi, no? Cos'è necessario? Quello che dice l'articolo, ci basta poter avere accesso ai contenuti, musica, film, libri, quando ci servono. Cioè, se io ho un luogo dove, quando mi serve un libro, un film, qualsiasi lo trovo, e quindi un luogo, che un grande magazzino che mi offre tantissimo materiale, e a questo materiale posso accedere in qualsiasi momento quando mi serve, io sono a posto, non mi basta, no, non ho più bisogno di tenermi a casa scaffali con magazzini, con cose, di tenere tutto catalogato, eccetera. No, quando mi servono ce l'ho. Però per fare questo, è chiaro, cosa dice Amazon? Tu ti devi abbonare, insomma, no? Io ti offro tanto materiale, però tu mi paghi un tanto al mese. Poi che ne adoperi uno, che ne adoperi 100, non mi interessa niente, no? Poi, come succede con le tariffe flat dei telefonini, no? Tu mi paghi un tanto al mese e tu puoi telefonare finché vuoi. Poi, come succede a me, magari in un mese faccio due telefonate, mi conveniva non fare la tariffa flat, però non importa.
A un certo punto tu sai che pagando 10 euro, 12, 15 al mese tu puoi telefonare quanto vuoi, e a questo punto fai i tuoi calcoli e ti conviene così. Quindi è difficile che al giorno d'oggi, pur adoperandolo poco, non si facciano tariffe flat, no? E anche in questo caso, insomma, no. A questo punto non vale più avere il supporto, i libri di carta, i DVD, CD musicale, il film, la musica. Quando mi serve, riesco a trovarla, pago un tanto al mese e ho quello che mi serve quando mi serve. A casa sono pulito da scaffali, eccetera. È una filosofia di vita. Io personalmente preferisco ancora avere i supporti, mi piace, però è una cosa che dura, è una cosa ancora attuale, ha ancora un senso se ci pensiamo bene? Forse no. E allora l'intuizione, insomma, no? L'intuizione di Amazon, che secondo me è rivoluzionaria, prenderà piede, sta prendendo piede anche per il settore che mi interessa, un po' quello degli audiolibri, no? Amazon sta cercando di avere un magazzino sempre più ampio, quindi di dare un'offerta, di incamerarsi un po' tutta quella che è la produzione degli audiolibri che finora venivano venduti e fatti scaricare. Ne fa un grande magazzino e tu pagando 9,90 € al mese vai dentro in questo magazzino e tu utilizzi quello che vuoi. Quanto riuscirai a leggere di questo magazzino? Se io ho un libro, due libri, due audiolibri in un mese forse, perché non è poi così facile trovare il tempo, la disponibilità, ascoltarsi un libro di 10-15 ore, insomma, no. A volte si perde, ci si addormenta, si perde un punto, si deve tornare indietro. Non è così facile, ma magari però uno ha l'idea che trova tutto quando gli serve e quindi anche se poi lo userà meno di quello che gli sembra la potenzialità al momento, si abbona, paga 10 euro al mese e sa che può ascoltare tanti audiolibri. Ovviamente ancora l'offerta non è un'offerta generale, insomma, è difficile offrire tutto quello che la letteratura può dare, però insomma, la politica, da quel che ho capito io di Amazon, è quella di aumentare sempre di più il suo magazzino, ti metti a disposizione questo magazzino, che non è tuo, nel senso che tu puoi accedere a questo magazzino, non ti puoi prendere l'opera, la puoi ascoltare però, la puoi usare. E quindi puoi usare l'opera quando ti vuoi, quando ti serve, poi l'opera non rimane tua. E lui, man mano che ha costruito questo magazzino in modo sempre più, come dire, sempre più sostanzioso, lui è in grado di darti sempre maggiore quantità di prodotto e quindi tu con questa tariffa hai una scelta sempre maggiore. Poi bisognerà vedere se tu manterrai questa tariffa, se magari non te la aumenterà, se capirai che magari per te non funziona, però insomma, questo secondo me è un'innovazione tale da essere rivoluzionaria. Vediamo cosa continua a dire l'articolo. Poi, di fatto, che questo nuovo modello sia adottato da un colosso come Amazon è molto più significativo rispetto a iniziative relativamente di nicchia lanciate da startup. Il dato è semplice: la quota di mercato di Amazon sulle vendite dei libri è enorme. E se invece di vendere i libri li si affitta, gli acquisti su cui gli editori basano i ricavi potrebbero crollare. Quindi la ripercussione, una volta che succede questo nel mercato, lui si riferisce adesso agli ebook, no? Ma vale anche per gli audiolibri, però hanno un mercato ancora più piccolo, più basso, no? Cioè, man mano che c'è un'offerta così grande a cui poter attingere, senza bisogno del supporto materiale, beh, io ho quello che mi serve quando voglio, è inutile che me lo vada a comprare il libro, il CD che contiene l'audiolibro. Mutazione, altra mutazione che avviene in un settore importante che è quello della cultura, no? Perché da qui passa anche la musica, passano i film, passa il cinema, no? I film che non mi vado più a comprare il supporto, il DVD, la vecchia cassetta, non vado più a noleggiare la vecchia cassetta perché, grosso modo, pagando una tariffa
mensile ho a disposizione tutto quello che posso trovare, no? L'idea è abbastanza, forse non è così innovativa, ma insomma è geniale nella sua semplicità, con la possibilità poi di aumentare questo magazzino che mi ha dato poi da, non so, da questi strumenti dove vengono poi immagazzinate tante opere di cultura, insomma, no? Quindi l'offerta può diventare sempre maggiore, basta soltanto comprare i prodotti, no? In mente, per esempio, non so, per quello che riguarda gli audiolibri, vedo che lettori che prima leggevano con Liber Liber, praticamente Liber Liber metteva a disposizione gratuitamente il download dei libri, degli audiolibri che venivano prodotti su quel sito, perché poi è un sito, diciamo, che promuove cultura gratuitamente. Quindi è un'associazione che riceve anche il 5 per 1000, insomma, no? Come associazione, lettori che leggevano per Liber Liber hanno tolto le loro opere da Liber Liber, o perlomeno le loro letture, e sono passati con Amazon, no? C'è questo assorbire da parte delle grandi, di questi grandi gruppi, no? Man mano, un po' alla volta, si prendono. E su queste pagine poi, niente più come prima. Su queste pagine abbiamo scritto spesso che odiare Amazon non è una strategia, anzi è una scelta antistorica, come sta accadendo per il giornalismo, costretto a cambiare perché cambiano le abitudini e le preferenze dei lettori. L'editoria deve prendere atto che la necessità di innovare oggi fa parte della nostra cultura. Quindi, insomma, secondo me è abbastanza inutile rimanere troppo attaccati al profumo della carta, come si sente dire, no? Anche dai lettori. I cambiamenti, le mutazioni avvengono senza che, molte volte senza che ce ne diamo conto, anche se i segnali ci sono, bisogna saperli vedere, però insomma, volenti o noventi, le cose ci cambiano sotto gli occhi, insomma, e ce ne rendiamo conto. Allora, qual è il limite di cui ho già accennato, secondo me, di queste cose? Che se io sono davanti a un magazzino come quello di Amazon, molto fornito, come succede a me quando avevo, o succedeva a me quando avevo accumulato tante audiocassette negli anni 60, 70, cosa rischia di succedere? Che poi non sai mai cosa scegliere, alla fine vai sempre ad ascoltarti quelle 3-4 cassette, quelle 3-4 musiche a cui sei affezionato, ritorni sempre magari a certi film, ma questo forse può accadere a me, magari agli altri non capita, ma quando sei, è come il supermercato, insomma, no? Quando hai davanti una marea di prodotti, spesso non sai cosa scegliere, la sicurezza la trovi magari andando a scegliere sempre la stessa cosa. Quindi è un'illusione che avere troppe cose su cui scegliere, se non hai la competenza, la capacità, la voglia di star lì a guardare le etichette di tutto, la curiosità per tutto quello che è nuovo. Insomma, alla fine avere troppo a disposizione ti crea più problemi che non vantaggi. Non vale per tutti, ma per molti vale anche questo. Allora, secondo me l'alternativa rimane sempre avere anche qualcosa che ci può guidare. Insomma, l'alternativa al supermercato che ti mette tutto a disposizione, da cui tu puoi prendere, no? E poi ti fai questa, no, vai in nevrosi, no? L'alternativa è il piccolo negozio dove ti fidi del negoziante, dove crei un rapporto con il negoziante, dove c'è una situazione di simpatia, il quale ti dice qual è il formaggio buono, qual è il prosciutto migliore, e tu di volta in volta, insomma, no, ti fai anche guidare, perché poi hai scoperto che i tuoi desideri poi coincidono anche con le capacità, le proposte che ti suggerisce il negoziante. Ma come avveniva anche
nelle vecchie librerie dove i vecchi librai avevano letto tutti i libri e ti consigliavano, insomma, e quindi non ti disperdevi in un mare di letture inutili, ma spesso fidandoti del libraio o fidandoti del piccolo alimentarista, no, alla fine ti portavi a casa i prodotti migliori e quindi non ti disperdevi e soprattutto non andavi in ansia di fronte a una quantità di materiale che non riesci più a controllare, perché insomma, bene o male, le nostre capacità di controllo su quello che ci sta attorno sono limitate. Certe cose le riusciamo a controllare, altre no. Allora l'alternativa anche a questi giganti come Amazon che stanno invadendo il mercato, rimangono anche quei luoghi, diciamo, relativamente piccoli, dove di volta in volta possono succedere delle cose, dove avvengono, si mettono, si introducono delle novità una per volta e si ha il tempo di guardarle, di controllarle. Si ascoltano i suggerimenti, ci si fida di chi fa le proposte, insomma, ecco. E allora magari, insomma, certi canali anche di YouTube, che poi tra l'altro non fanno neanche pagare la retta mensile, insomma, possono, postando le cose una alla volta, eccetera, nel momento in cui ci si fida, nel momento in cui si entra in confidenza con chi li gestisce, insomma. Ecco, possono offrire secondo me un'alternativa, insomma. Se tu ti fidi delle proposte, queste proposte sono sensate, hanno una loro logica, crescono di volta in volta, ma in maniera limitata. Se si stabilisce un dialogo tra te che usi questo canale e tra chi questo canale lo gestisce, questo dialogo può essere costruttivo, si può portare avanti, ci può essere un'interazione, ecco, cosa che non c'è invece quando ti si mette a confronto con questi grandi giganti. La storia è questa, i giganti crescono e i piccoli per lo più chiudono. L'alternativa è anche, come dire, resistere nelle piccole cose se si trova una logica di convenienza ancora in queste dinamiche, insomma, fatte ancora di rapporti personali, fatte ancora di capacità di proposta e di condivisione di queste proposte, insomma. Il piccolo che ci può ancora salvare da questi giganti che in qualche modo continuamente crescono e ci riassorbono completamente. E che però, insomma, questa è la storia. Un saluto a tutti.